Esatto, no. Penso che di lui sappiate già un po', perché abbiamo fatto un poster con, le cose più importanti che lo riguardano. Quello che non ha detto è che la sua educazione si è svolta prima in Giappone e poi a New York, e poi successivamente ha incontrato un maestro a Taiwan, che lo ha indotto a elaborare una tecnica molto particolare che lui usa. Una tecnica che è un'elaborazione della tecnica di acquatinta, e che consiste nella preparazione di lastre diverse con segni minutissimi, molto piccoli, e che ogni lastra è stata pensata per un solo colore. Queste lastre vengono posizionate in maniera da coincidere perfettamente, e questo è essenziale, perché non soltanto la precisione e la pulizia in generale, ma per il fatto che il particolare effetto di risalto che avrete notato, illusionistico, che si trova in queste stampe, si deve proprio al fatto che il segno coincide perfettamente, e quindi crea questo distacco, no, dal fondo in questa maniera. Poi, allora, cinque lastre, quasi tutte, avete visto che quasi tutte le stampe presenti in questa mostra constano di cinque lastre, qualcuna di tre. Qualche volta usa anche un numero minore di lastre. Terminato questo lavoro, appunto l'incastrazione delle varie lastre con un sistema che potrebbe essere, tra virgolette, tipografico, insomma, ma molto tra virgolette ortografico, come può essere la quadricromia, ma appunto siamo cinque, alla fine si crea una lastra che fa sprofondare la parte figurata, e invece esibisce una parte liscia che andrà ad accogliere la foglia d'oro. Quindi la foglia d'oro, che sembra sottostare tutte le figurazioni, in realtà è sopra, ma viene appunto costruita questa adesione, vedete, attraverso l'uso di una colla, ma poi vi spiegherò appunto per punto cosa sta succedendo. Viene fatta appunto facendo sprofondare l'immagine dentro questa lastra, e quindi l'immagine viene preservata, mentre nella parte sporgente, con un sistema che evidentemente è un'applicazione della tecnica della xilografia, ciò che sporge sarà quello che figurerà nell'ultimo passaggio, e ciò che sporge è la foglia d'oro applicata appunto con un sistema molto preciso, molto curioso, insomma, che vedrete, e poi naturalmente ci sono dei momenti di pulizia del prodotto, insomma, vedrete tutto quanto. Allora, magari il maestro può cominciare con la prima lastra. Generally, I use 5 threads to make one image like this. A un certo punto, come ho detto, ne usa 5. To look is to be. It is very easy to understand. For example, this color. Basta guardare e mostrare, voi capirete meglio che parlare. È interessante che questo particolare inchiostro viene steso con un cartoncino. Questo permette di non graffiare la lastra, perché appunto la perfezione è necessaria, insomma, la perfezione del materiale è necessaria per ottenere questo bellissimo effetto. Poi la lastra viene pulita, riportata al lucido, con una tarlatana e con un tessuto che abbiamo accertato essere una seta acrilica, secondo un uso che si trova in America e in Europa, e non in Giappone, dove praticamente è stato lui che l'ha importato, dove usano dei tessuti molto più preziosi, ma appunto adesso pare che gran parte della gente abbia capito che che è molto utile usare questo tipo di tessuto. Come vedete, ci sono due tonalità di rosso chiaro, uno di rosso chiaro e uno di rosso più intenso. La lastra finita mostra le nervature
dei petali in una maniera prodigiosa proprio sul, in base a questa, al fatto che il rosso più intenso va a posarsi perfettamente sopra i petali già colorati di rosa, di rosso chiaro. Quindi la pulizia e l'attenzione sono assolutamente indispensabili per ottenere un buon risultato. Lui è come un chirurgo, proprio perfettamente preciso. Ecco, qui abbiamo due tonalità di verde, un verde chiaro e un verde un attimo più scuro, pieno insomma. Red. Not good? Okay, okay. It's okay? Something. L'ultimo colore è il bruno, che interviene apparentemente nel gambo, ma in realtà un po' su tutto, sull'effetto delle foglie e anche su una parte della rosa. Sono colori di tipo quasi tipografici. Sono colori grassi. Il metallo delle placchette, che tipo di metallo è? Alluminio? Prego? Metallo, è alluminio. Allora, non vi ho detto il metallo. Allora, il metallo è rame acciaiato. Cioè lui parte dal rame, che però è acciaiato perché, allora, siccome capirete che è veramente un'elaborazione molto molto lunga, ma qui stiamo parlando di una minuscola stampa. Pensate il lavoro che ci vuole per fare quelle stampe 60 per 70, che abbiamo qualcuna, no? Grandissima. Allora, è una elaborazione molto lunga, noi stiamo assistendo soltanto al procedimento di stampa, ma dietro c'è tutto il procedimento di preparazione delle matrici. Delle matrici, e naturalmente sono passate nell'acido mordente una per una, quindi è un lavoro veramente molto lungo. Allora lui così, una così grande mole di lavoro, la premia con un'alta tiratura, cioè infatti sono, avete visto che la tiratura è 150, e perché le lastre tengano una tiratura così alta ha deciso di acciaiarle, perché l'acciaio molto sottile è uno strato sottilissimo di acciaio che appunto le rende più resistenti ai procedimenti di stampa, perché quando le matrici si deperiscono, si dice che si tirano delle copie stanche, no? In linguaggio tecnico, stanche perché sono delle copie che appunto non hanno più quella precisione assoluta. Qui invece, poi tra l'altro, il miracolo di questa stampa è proprio di essere assolutamente perfette, no? Assolutamente come dire, dettagliate, no? Pungenti in qualche modo, no? Quindi è necessario che ci sia questo tipo di procedimento. Allora, a monte di tutto questo abbiamo capito che c'è tutto un lavoro che lui fa proprio di precisione assoluta di preparazione delle lastre, e naturalmente la morsura, e anche le morsure io non le so fare, immagino che siano morsure particolari, che sono queste, questi effetti, cioè
l'inversione della lastra è lasciata morta. E poi alla fine abbiamo questo. Il maestro prova sempre più volte, per essere sicuro di avere la precisione assoluta alla quale aspira, una precisione che è anche una ricerca di bellezza assoluta, insomma, perché la bellezza di queste opere consiste proprio nell'essere tentati dall'assoluto, della precisione, insomma. Vedete, si è fatto un segno per mettere la lastra nel foglio che sta sotto, per mettere le lastre esattamente, assolutamente esattamente, in maniera coincidente una sopra l'altra, altrimenti l'effetto si perderebbe. Oh. Abbiamo trovato questo piccolo torchio portatile che però va benissimo. It's okay? Okay. The first question? I hope so. It has to go well. Non tanto. Dei morsetti. No. Yes. There is some problem because it is moving. The machine is moving. It's okay? Okay. Perfect. Perhaps we can help you. We can help you. No, it's okay. It's okay, sure. Seguite bene? Sì. Tutti vedono? Forse quelli che sono in fondo? No, vedi. Sì. Cioè sono i posti. Voi siete arrivati adesso, siamo arrivati a... Ho fatto una piccola spiegazione dicendo che appunto il maestro usa differenti lastri in quest'arte, differenti pattern. Unificata perché è l'ultimo passaggio. Ci sono due toni di rosso, due di verde, adesso c'è il primo che va a cadere anche sulle parti, sulle parti colorate. Abbiamo spiegato che le lastre sono di rame acciaiato e permettono una tiratura di grande numero di esemplari. Ma quando sono uccisi? E giusto quando sono attenti, non ci siamo ritrovati. Cioè, viene scoperto una ricerca, un po' di un'attività che è uccisa. Vedete che poi l'acido, cioè le parti scoperte vanno morse, vanno scavate dall'acido. E anche lì bisogna sempre lo fare, non è così semplice, sono i tempi. This. So, è una qua tinta, è un'applicazione. Ready? At the moment. Yes. Not finished.
Adesso manca la pubblicazione del nome. Qui il maestro per solito deve, quando fa l'incisione a casa, aspetta che l'inchiostro si asciughi prima di fare qualsiasi altra cosa. In questo caso naturalmente non tutto si può fare, ma insomma non lo facciamo, di aspettare che sia pronto. Allora, come nelle lezioni di cucina, interviene it is very difficult to use cold leaf. Allora, questa foglia d'oro è così delicata che non si può nemmeno respirare. Vediamo se viene a recuperarla. Lo teniamo per respirare. Bravo, complimenti. Saltiamo le mani. As you see, it is very difficult to use gold leaf. So I will show a technique to use gold leaf easily. Allora, prendila lassù, lui ancora se lo può usare le mani, posso fare questo. Allora, scalda un foglio e lo fate di verso il foglio. Scalda con il fiato il foglio e lo fate di verso il foglio. Perché avete capito che non si può usare in nessun modo, no? Questa è la crema, un balsamo per capelli. I suppose old man, no, Greece. Yes, for old man. In Italy, the air is too dry. Preparata con questa cosa che poi dimostra già.
evidente che lui la usa da 20 anni, questa stecca che gli serve appunto per questo. Stamattina ha fatto omaggio a qualche studente dell'Accademia di alcune stecche di questo genere. I must draw this one completely. Sì, ma è impossibile. But today it's impossible. Today is possible. This right. Today it's impossible to show, but I can show how to put the quality. Questa è la carta che contiene il pezzo. L'asciuga molto disinvoltamente con carta di giornale, cosa che mi fa vedere tutta la volta, ma riesce benissimo. Funziona, quindi lo si fa. Io rispetto a quelle che hai usato prima. Adesso arriva il gran finale con l'oro. And I must try for one day. And then I brush. E adesso pulisce, cioè toglie le parti in eccesso, quelle che non devono. Like this, I can take off. I should prepare this one completely dry, but today, this morning, I use it. Stamattina ha fatto lo stesso lavoro sopra la stampa, già passata attraverso le 5 lastre, qui dovete un po' immaginare, cioè avrebbe dovuto esserci questa, ma non è, in realtà non è pronta per ottenere questo risultato. And I can show this one. On the gold leaf, this one is black ink. After this, I print like this.
stamattina ha fatto anche questa stampa. Che meravigliosa. La stessa, cioè, che bellissima. Lui ripassa tutte e due una sopra l'altra. Sì. Attraverso la stessa gente. Yes, ok.